Vicepresidente Bolsonaro, un importante incontro col ministro giapponese per la programmazione economica, dal quale c'è stato un ulteriore slancio per il porto di Trieste e per l'accordo con lo scalo di Shimizu. Ci è stata data una serie di indicazioni importanti, una serie di riferimenti a cui seguiranno altri incontri bilaterali con importanti membri della Commissione Trasporti del Parlamento giapponese, e da qui nasceranno sicuramente ulteriori momenti di incontro. Il presidente dell'autorità portuale, D'Agostino, è già stato qui, ha già avuto alcuni contatti, noi li abbiamo rafforzati e adesso sicuramente andremo alla chiusura di questo rapporto in brevissimo tempo. Vicepresidente, l'importanza di questa missione, dopo il G7 che si è tenuto qua in Giappone sui trasporti, la regione Friuli-Venezia Giulia, intervenendo lei di persona, si è riusciti, come dire, a chiudere il cerchio. Ma, insomma, abbiamo messo le condizioni, poi i cerchi si chiudono solo quando si fanno delle firme. Abbiamo messo delle ulteriori condizioni perché tutto questo possa avvenire e devo dire che siamo molto soddisfatti dell'andamento di questa missione.